Di cosa parlerà il congresso della federazione della stampa che si terrà a febbraio e eh, al quale parteciperà la delegazione dei colleghi napoletani eletta nell'ultimo weekend? Parlerà dei problemi della professione che sono tantissimi. In questo momento la stampa è sotto attacco, cioè il governo che minaccia un giorno sì e anche l'altro di tagliare i fondi al giornale, di cancellare l'ordine dei giornalisti quindi, i temi che dobbiamo mettere sul tavolo sono eh, importanti, riguardano la sopravvivenza stessa eh, dei professionisti sul nostro territorio e la salvaguardia della libertà di stampa nel nostro paese, che è a rischio. Con questi temi avete convinto gli elettori che hanno premiato la lista che fa riferimento al governo del sindacato locale. L'analisi del voto ha vinto, ha stravinto la lista controcorrente, la, è una lista che nasce. Uh, all'interno della maggioranza della Federazione della Stampa e che ha come fondamento proprio i valori della Costituzione, dalla libertà di stampa uh, all'antifascismo e che poi attraversa tutti i problemi uh, e i temi fondamentali della, della professione come l'inclusione di chi è a margini della, di questo mestiere e, e a Quest'anno per esempio abbiamo firmato un nuovo contratto, il terzo contratto nazionale, che riguarda uh, i professionisti del web, i giornalisti che lavorano sul web. Questo secondo noi è un passo in avanti e un modo per includere e in questa direzione deve andare il nostro sindacato. Ecco, il sindacato napoletano, il sindacato Campano è nato dalle ceneri del sindacato che è scomparso precedentemente. In questi anni che tipo di sindacato avete voluto immaginare e creato? Un sindacato di servizio. Noi abbiamo ricostruito il sindacato dalle, ceneri, dalle macerie ed è stato molto complicato. Abbiamo pensato appunto di andare incontro alle esigenze dei lavoratori che rappresentano la maggioranza nella nostra professione, cioè gli autonomi e eh, che sono quelli meno tutelati dalla legge e da, eh, chiaramente dai contratti. E quindi abbiamo attivato numerosi servizi per questi colleghi. Li assistiamo in ogni momento della loro professione, eh, dall'assistenza fiscale a quella legale, eh, fino al, ai rapporti con, con le aziende. È importantissimo che il sindacato sia un riferimento soprattutto per queste persone, perché la tendenza è proprio quella che nel prossimo futuro i lavoratori dipendenti saranno sempre meno, mentre quelli autonomi cresceranno in più. Non è solo una tendenza italiana, è una tendenza che riguarda tutti i paesi europei. Eh, due temi, la formazione professionale nella quale è impegnata anche il sindacato e il tema dei giornalisti minacciati, che eh, spesso eh, diventa un elemento sul quale lavorare in maniera molto attenta e anche pericolosa, se vogliamo. Quello della formazione è un problema che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo visto che nella nostra categoria la preparazione sui temi che ci riguardano è veramente eh, scarsa. Quindi abbiamo progettato durante l'anno alcuni corsi professionalizzanti, eh, cioè eh, orientati a dare degli strumenti validi ai colleghi per orientarsi. Questa è una cosa che mancava certamente sul nostro territorio. Per quanto riguarda i giornalisti minacciati, è un tema sul quale siamo in campo tutti i giorni perché eh, purtroppo il tema è scottante ed è attualissimo nella nostra regione sono tantissimi colleghi che vengono minacciati non solo dalla Camorra che è eh, presente in tutti i piccoli comuni in tutti gli angoli del nostro territorio eh, regionale ma anche da parte della politica attraverso le querele temerarie noi abbiamo attivato uno sportello anti querele proprio per difendere i colleghi che non hanno alle spalle una redazione vengono qui e vengono eh, tutelati gratuitamente.